senza zucchero e senza farina. Diana, sei un genio, come al solito. Prendo 100 grammi di quinoa e vado a sciacquarla. Poi la metto in un pentolino. Aggiungo 250 grammi di acqua. E quindi mi sposto ai fornelli e faccio cuocere la quinoa. Quindi la porto al bollore e quando comincia a bollire abbasso il fuoco, copro e la faccio cuocere per circa 12 minuti. Ci siamo, la quinoa è pronta e adesso la facciamo raffreddare completamente. Ora riprendo la quinoa che nel frattempo è diventata fredda. All'interno aggiungo 40 g di olio, potete usare l'olio che preferite. Poi prendo un limone e grattugio dentro la scorza. Ora aggiungo un uovo intero e qui invece ho 100 g di datteri denocciolati. Io li ho messi in ammollo in acqua calda per circa 20 minuti. Adesso andiamo a scolarli. Diana, questi ingredienti mi piacciono molto. Che cos'è che ci stai preparando oggi? Beh, posso solo dirti, anzi dirvi, che questa ricetta non ha zucchero e non ha farina. E quindi metto i datteri insieme agli altri ingredienti. Ora aggiungo anche 40 grammi di acqua. Diana, l'acqua può essere fredda, calda? Non importa, non importa. È acqua proprio normale. Temperatura ambiente. Sì. E quindi ora con un frullatore a immersione frullo il tutto. E infine aggiungo 6 grammi di lievito per dolci. Mescoliamo. E aggiungo anche il succo di mezzo limone. Ora prendo una teglia da muffin e vado a distribuire l'impasto all'interno. Io l'ho riempita con pirottini di carta. Pronti per essere infornati. E ora in forno, nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per 30 minuti. Nel frattempo prendo una banana matura, tolgo la buccia e taglio la banana a fettine. Poi prendo una padella e verso poco sciroppo d'acero. Aggiungo anche la banana. Accendo. E facciamo saltare in padella la banana per pochi minuti. Allora, i nostri tortini sono pronti, ma prima di andare a completarli, lasciate un mi piace a questo video e condividetelo, mi raccomando. Supportateci come sempre. Posso solo dirvi che stiamo lavorando a una sorpresa enorme che piacerà a tutti voi e quindi continuate a seguirci e non vediamo l'ora di svelarvi tutto. 3, 2, 1... Eccoli qui! Guardate che belli! Ragazzi, senza farina questi tortini, ma ci credete? Quante cose buone possiamo preparare con pochi ingredienti. Allora, mi raccomando, fateli raffreddare prima di togliere la carta. E ora andiamo a decorare i nostri tortini con la banana che abbiamo cotto prima. Wow! Cioè, ma quanto gola fanno questi tortini, ragazzi? Dai, valutateli da 1 a 10, quanto vi piacciono? Senza zucchero e senza farina. Diana, sei un genio, come al solito. Vado. Vai. Mamma mia! Come sono? Wow! Sono scioccantemente buoni. Esagerati, vero? Troppo buoni.